Tragedia sulla strada nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita un 19enne. Precipita dalle Alpi Apuane e perde la vita. Vittima è una 28enne di Firenze. Il sistema di allerta non funziona, la denuncia del consigliere Caffaz dopo i danni causati dal maltempo. Assunzioni a tempo indeterminato del personale non docente, solo 44 le stabilizzazioni. Successo per la rievocazione Medievalis di Pontremoli, 4 giornate tra musica, spettacoli e divertimento. A tutti buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Avete sentito in apertura i titoli delle principali notizie. Purtroppo dobbiamo aprire proprio con una tragedia che è avvenuta sulla strada. Un 19enne perde la vita nella notte tra sabato e domenica a Carrara. Sono ancora da capire le dinamiche dell'incidente mortale, ma abbiamo i dettagli da Alice Spadoni. Tragedia nella notte tra sabato e domenica. Un giovane ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il teatro del dramma è la strada statale Aurelia a Nazzano, a Carrara, in via del Ferro, all'altezza dell'incrocio di via Frassina. La vittima è Lorenzo Schiffini, nato a Carrara ma residente a Fossinovo, dove abitava coi genitori, un fratello e una sorella. Probabilmente, al momento dell'incidente, stava tornando a casa, in sella alla sua moto. Cosa sia successo con precisione lo diranno gli accertamenti in corso. La sua moto, diretta verso Fossinovo, finisce contro un SUV che sta correndo in direzione opposta. Impossibile in questo momento dire se uno dei due conducenti ha perso il controllo del mezzo che guidava. L'unica cosa certa è che l'urto frontale è violentissimo. Alla guida del SUV c'è un 65enne, nato a Viareggio ma residente da tanti anni a Milano. Era tornato in Toscana per trascorrere qualche giorno di ferie al mare. Auto contro moto ed è il giovane ovviamente ad avere la peggio. Il ragazzo vola sull'asfalto, il conducente del SUV si ferma subito come altri automobilisti in transito. Qualcuno chiama il 118. Sul posto si precipitano l'automedica di Carrara, l'ambulanza della pubblica assistenza e anche i vigili del fuoco. Il medico e l'infermiere hanno tentato di rianimare il giovane, ma il 19enne è morto mentre lo stavano portando d'urgenza verso l'ospedale. Il 60enne è apparso sconvolto per quanto accaduto, ma si è fermato e per quanto possibile ha cercato di aiutare il ferito. Per il momento non risultano delle accuse a suo carico, anche se sarà la Procura della Repubblica di Massa a definire la sua posizione. Di un'altra tragedia parliamo, avvenuta sulle Alpi Apuane. Una ragazza di 28 anni è precipitata per decine di metri e ha perso la vita. È successo oggi intorno alle 12.30 a Passo Sella, tra le province di Massa Carrara e Lucca. La vittima, Rebecca Arettini, di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, alloggiava in un campeggio. La ragazza si trovava con il compagno sulla cresta della Macina, quando è caduta rovinosamente fino al sentiero sottostante e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenute 2 squadre del soccorso alpini di Massa e di Lucca e a rendere difficili i soccorsi è stato il maltempo. L'elicottero Pegaso non ha infatti potuto intervenire, tant'è che i soccorritori sono andati sul posto a piedi. Le squadre hanno effettuato il recupero della salma tramite manovre su corda. Il corpo della ragazza è stato portato via dall'elicottero Pegaso 3. È stato denunciato un 44enne dopo aver minacciato di dar fuoco all'ex suocero. Adesso è a procedere la polizia del commissariato di Sarzana. Incapace di accettare la separazione della moglie, il 44enne se l'è presa con lei e con tutto il nucleo familiare della donna. 3 giorni prima della denuncia, l'uomo era stato colto sul fatto mentre danneggiava con un oggetto acuminato l'auto della ex coniuge. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno ritirato a scopo cautelare 13 armi da fuoco detenute regolarmente dopo la denuncia del 74enne finito al centro delle minacce. Il sistema di allerta regionale non funziona come dovrebbe. A denunciare la situazione il consigliere comunale di Carrara Simone Caffaz a seguito dei danni provocati dal maltempo. Sentiamo. Quanto accaduto giovedì ha dimostrato che il sistema di allerta non funziona come dovrebbe.
È lento, eccessivamente burocratizzato e inadatto a fronteggiare situazioni emergenziali imprevedibili. Questo è il commento del consigliere comunale di Carrara, Simone Cafaz, a seguito dei danni provocati dal maltempo giovedì scorso. Come ha infatti spiegato Cafaz, il giorno precedente era stato emanato un allarme di massimo pericolo, ma il centro funzionale regionale ha emesso solo allerta gialla. Per Cafaz è stato un errore anche permettere lo svolgimento del mercato settimanale a Marina di Carrara. Per il consigliere, infatti, l'allerta gialla è stata sopravvalutata, probabilmente perché, secondo Cafaz, solitamente da parte dello stesso centro funzionale regionale c'è un abuso delle allerte gialle. Un altro tema portato alla luce dal consigliere è quello degli alberi. Secondo Cafaz, non dovrebbero essere i cittadini a proporre soluzioni per non abbattere i pini, quanto i professionisti che si occupano quotidianamente della materia. Servono inoltre per il consigliere piante che riescano meglio a convivere in un ambiente urbanizzato come quello di Marina. Il consigliere adesso vuole anche sapere perché non è proseguito il progetto di sostituzione dei pini sul lungomare, soprattutto di quelli con età maggiore a 60-70 anni, che hanno maggiori possibilità di essere malati e quindi di cadere. Questi sono i temi su cui l'amministrazione comunale, dopo la fine dell'emergenza, dovrà lavorare nei prossimi mesi, ha concluso Cafaz. E se vorrà affidarsi alla scienza e operare per il bene comune, noi siamo a disposizione per dare una mano. E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione ha informato che in seguito alla bufera abbattutasi sulla Toscana giovedì scorso ci sono danneggiamenti a macchia di leopardo dovuti alla caduta di alberi, piante, rami sulle linee elettriche. Le dorsali di media tensione sono in gestione e sotto controllo, ci sono però casi sparsi sulle linee di bassa tensione su cui le squadre operative dell'azienda elettrica, già attivate con tutti i presidi territoriali, stanno intervenendo. Ed ora per la pagina politica, le elezioni nazionali del 25 settembre prossimo. Nella Lega, per la prima volta, è stato scelto come capolista del proporzionale un candidato massese, volto noto della sezione della Lega di Massa da sempre, Andrea Barabotti. Come ha spiegato Eleonora Cantoni, referente comunale di Massa della Lega, Salvini ha scelto di premiare e dare fiducia al territorio, alla Lega di Massa e a Barabotti. Dunque, come ha spiegato il partito, in questa tornata elettorale è richiesto un ruolo di grande responsabilità, quello di trainare la lista del collegio nell'obiettivo di far ottenere al partito più seggi possibili. Siamo sicuri, ha concluso il vice sindaco di Massa Andrea Cella, che Barabotti potrà garantire al nostro territorio la sua piena disponibilità per la risoluzione delle problematiche di competenza nazionale irrisolte da anni. L'onorevole Cosimo Maria Ferri, consigliere dell'opposizione a Carrara, si è ricandidato al prossimo Parlamento per le elezioni politiche del 25 settembre alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Massa-Viareggio con il terzo polo guidato da Carlo Calenda e sarà candidato anche come capolista alla Camera nel collegio plurinominale in Liguria e per una candidatura di vero servizio in Emilia-Romagna nel collegio plurinominale Parma-Piacenza-Reggio Emilia. Una sfida che mi entusiasma molto, ha dichiarato Ferri. Sono contento di queste candidature perché mi permetteranno di fare un ragionamento territoriale più ampio sui temi che li legano e che ho già seguito in questi anni di attività politica. Assunzioni a tempo indeterminato del personale non docente per la provincia di Massa Carrara, solo 44 le stabilizzazioni. La CGIL denuncia la situazione. Al momento degli annunci delle assunzioni a tempo indeterminato del personale non docente per la provincia di Massa Carrara, avevamo denunciato il fatto che a fronte dei 115 posti vacanti, solo 44 sarebbero state le stabilizzazioni. Ora a quella vergogna si aggiungono i numeri del personale che sarà assunto con contratto al 30 giugno. A denunciare la situazione la CGIL di Massa Carrara. Come ha spiegato il sindacato, si tratta del personale che ogni anno il Ministero concede di assumere in deroga rispetto all'organico di diritto. Come ha spiegato la CGIL, anziché ampliare come si dovrebbe l'organico di diritto, si preferisce ogni anno questa strada che di fatto serve a garantire ad ogni istituto il minimo indispensabile in ritardo. I posti, che sono complessivamente 33, saranno così distribuiti: 3 assistenti amministrativi, 6 assistenti tecnici, 24 collaboratori scolastici.
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, queste assegnazioni risultano inferiori di sanità rispetto a quelle dello scorso anno. Le scuole, che hanno avuto due soli giorni per avanzare le loro richieste, hanno perfezionato le domande, in alcuni casi fuori termine, e questo avrebbe determinato il fatto che, unici in Toscana, non si è avuta la conferma del personale dello scorso anno. Noi diciamo che è ora di smetterla di designare risorse per le assunzioni nella scuola, si legge nella nota del sindacato. Ormai è chiaro per chiunque che la scuola pubblica non può andare avanti così, continuando ad aumentare il precariato al di là dei proclami di ogni governo. I consiglieri comunali del PD di Massa, Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Alessandro Volpi e Giovanni Giusti, hanno richiesto all'amministrazione comunale degli interventi di riqualificazione del campo sportivo di Forno. Ad oggi, come hanno segnalato i consiglieri, il campo sportivo di Forno presenta condizioni di abbandono e di degrado. Un grosso albero ha sfondato parte del tetto dello spogliatoio, danneggiato un palo elettrico presente nell'area del campo, mentre parte della staccionata e recinzione del campo risulta in molti punti divelta. I consiglieri hanno interpellato l'amministrazione per sapere se ritiene necessario e doveroso intervenire, se sono già previsti interventi per rendere agibile il campo in tempi certi, se e quali opere si intende realizzare per riqualificare l'area sportiva di Forno e se si prevede di dare vita ad un bando rivolto all'associazionismo locale per favorire la gestione corretta e positiva del campo. Passato, presente e futuro si legano e si intrecciano nelle mostre proposte da Convivere Carrara Festival, in programma dall'8 all'11 settembre. Nella biblioteca dell'Accademia di Belle Arti si terrà la mostra Tracce Urbane, segni dell'edilizia popolare a Massa Carrara, che restituisce il ruolo di un'istituzione pubblica che negli anni, assumendo poi varie denominazioni, ha garantito e soddisfatto un'esigenza sociale di primaria importanza per le fasce più deboli. Sempre nella biblioteca Accademia di Belle Arti, alle tracce che sembravano perdute, rivivono in storie di filanda ritratti fotografici a 40 anni dalla chiusura dello Iutificio di Aulla in piazza Gramsci. Le installazioni ispirate artiste ritraggono artiste che sono state coinvolte, artiste contemporanee, che hanno ritratto 32 artiste storiche. Lo sguardo dell'arte contemporanea sul tema del festival è affidato alla mostra TOT, Time of Traces, che attraverso linguaggi differenti presenterà 5 artisti contemporanei e una sezione curata da studenti selezionati proprio dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. Ci separiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, ma vi aspetto per altre notizie. La mia macchina, bella ma... Da revisionare, non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli, controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto, unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita, e tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in via dei Limoni. ASMIU,
l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. Dall'8 all'11 settembre a Carrara c'è Convivere, più di 60 eventi gratuiti per parlare di tracce, con Maurizio Ferraris, Telmo Pievani, Chiara Saraceno, Pier Giorgio Odifreddi, Antonella Ruggero, Ron e moltissimi altri ospiti. A partire dalle 17 Carrara si animerà di incontri, laboratori, spazio bambini, mostre e spettacoli. Consulta il programma del festival sul sito www.con-vivere.it. Ogni singolo giorno, in ogni piccolo momento, l'acqua è la nostra fonte di vita. Ogni gesto ci ricorda quanto sia indispensabile. Diamole attenzione, specie in estate, risparmiamola! Scopri di più su www.gaiaspa.it. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiato. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Nel prossimo servizio curato da Alice Spadoni parleremo del grande successo per la rievocazione storica Medievalis tornata a Pontremoli dopo 2 anni di stop. 4 giornate all'insegna di spettacoli, musica, figuranti ma anche tanto divertimento. Grande successo per Medievalis 2022 tornata a Pontremoli dopo 2 anni di stop. La rievocazione storica, incentrata sul comune di Pontremoli e sul diploma di libero comune che Federico II concesse nel 1226, è rinata e ha portato spettacoli, eventi, conferenze, incontri, mercato, figuranti, musica e molto altro ancora. Ieri sera il trionfo ben rappresentato dagli straordinari fuochi d'artificio che hanno illuminato il centro storico pontremolese. Una Pontremoli finalmente viva, gremita, attrattiva, apprezzata, riempita di luci, colori, suoni e profumi che le hanno conferito un'aura inconfondibile e indimenticabile. Rapaci, trampolieri, giullari, musicisti, sbandieratori, dame e nobili, la compagnia del Piagnaro ha organizzato tutto nei minimi particolari e il bilancio è ottimo. In queste 4 giornate sono stati 62.000 gli ingressi, forse qualcosa di più. Oltre 60.000 persone dunque che in questo fine settimana hanno scelto di arrivare fino al ponte della Cresa, attraversarlo e tuffarsi in un'atmosfera unica. Il comune ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno reso la rievocazione magica, i volontari, le associazioni del territorio e chi ha contribuito anche in minima parte al risultato finale. Sere d'estate massesi alla Sagra della Trippa, alla parrocchia di San Pio X, nell'area adiacente la chiesa di Via Rosselli in Via Volta a Massa. Giunta alla 32esima edizione, la Sagra, a partire da domani dalle 19.30 fino a domenica prossima, propone un piatto della tradizione locale apprezzato a tal punto da aver meritato il riconoscimento da parte dell'Accademia della Trippa. Accanto a questa prelibatezza, altri prodotti tipici enogastronomici come i tortelli al ragù massese, il panzerotto, le carni alla griglia, le panzanelle con salumi e vino di qualità. Non mancheranno per le 6 serate musica, canti e balli. Battiato Libero arriverà sotto la torre di Castruccio ad Avenza domenica 4 settembre alle 21.30. L'evento in programma il 19 agosto era stato rinviato per la calamità che si era abbattuta anche sulla provincia apuana. Un concerto che rende omaggio al grande cantautore italiano. Protagonisti della serata saranno Pietro Sinigaglia, voce, Gloria Clemente al pianoforte, Andrea Cozzani al basso, Paolo Meneghini alla batteria, Davide Labbate alla chitarra. Gli arrangiamenti originali sono di Gloria Clemente.
A 6 mesi dalla guerra in Ucraina, il 24 agosto l'Accademia Apuana della Pace scende in piazza per ribadire la condanna dell'invasione russa. Abbiamo la convinzione, si legge in una nota dell'associazione, che la guerra si debba e si possa fermare con il disarmo e imboccando con coraggio, determinazione, capacità e competenza la via del confronto, del dialogo e della mediazione diplomatica. Per questo il 24 agosto, dalle 18.30 alle 19.30, l'Accademia Apuana della Pace sarà sul pontile a Marina di Massa per dire sì al disarmo e alla pace. Sant'Ermete, il patrono di Forte dei Marmi, 3 giorni di festa tra spiritualità e laicità che partiranno il 26 agosto con il corteo storico religioso con le reliquie del santo verso la chiesa parrocchiale. Il 27 agosto alle 19 in piazzetta Tonini si terrà il concerto Non Solo Tango Quartet, organizzato da Villa Bertelli, mentre alle 21 sul sagrato della chiesa di Sant'Ermete ci sarà la benedizione della città con un corteo verso Piazza Garibaldi dove si terrà l'accensione del falò propiziatorio. Il 28 agosto, durante la giornata, la famosa fiera con circa 400 bancarelle di prodotti enogastronomici del territorio, artigianato tipico, abbigliamento di alta moda, prezzi scontatissimi. Alle 19 nel Parco delle Suore Canossiane si terrà la Santa Messa patronale celebrata dall'Arcivescovo di Arezzo, Cortona e San Sepolcro Riccardo Fontana e al termine la consegna del premio della 20ª edizione del premio Amico del Forte e di un riconoscimento dell'amministrazione comunale al Vescovo Fontana per il suo 50° di sacerdozio. Alle 22 i fuochi d'artificio sparati dal pontile chiuderanno i festeggiamenti con uno spettacolo unico e indimenticabile. Domani aprirà l'Infopoint ASMIU per la nuova zona Poggioletto, attivo in via dei Limoni a Massa, aperto dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato. Il nuovo servizio di raccolta sarà attivato lunedì 5 settembre prossimo. Le utenze domestiche dovranno presentarsi presso la sede e ritirare il materiale necessario presentando l'avviso di pagamento TARI. Le utenze condominiali superiori a 8 unità e dotate di bidoni carrellati, come previsto dal nuovo sistema, dovranno ritirare solo il mastello traforato da 10 litri e ai sacchetti dell'organico. Ai condomini verrà poi recapitato il contenitore del vetro, a completamento della postazione già presente. Per le utenze non domestiche non ci sono sostanziali variazioni e quindi dovranno ritirare il calendario e il libretto. E dal 5 settembre prossimo non verranno più rilasciati sacchetti presso le abitazioni nel comune di Forte dei Marmi. Chi non ha ancora ritirato il kit di sacchetti per le utenze domestiche nel periodo di apertura dell'Infopoint presso il palazzetto può recarsi a prenderli presso la sede di ERSU in via Ponte Nuovo a Pietrasanta. E adesso diamo insieme uno sguardo alle condizioni del tempo, il nostro servizio meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 23 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli, mare poco mosso. Mercoledì 24. Prevalenza di cielo sereno, temperature stazionarie, venti deboli moderati, mare da poco mosso a quasi calmo. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature stazionarie, venti moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! È tutto per questa sera, grazie per aver scelto la nostra informazione. Buona serata a tutti, appuntamento a domani.